Bene, riprendiamo la storia dell'innamoramento. Zeno dice: partì così alla conquista di Ada e continuai sempre nello sforzo di farla ridere di me e alle spalle mie, dimenticando che io l'avevo prescelta per la sua serietà. Io sono un po' bizzarro, ma a lei dovetti apparire veramente squilibrato. Non è tutta la colpa mia. E lo si vede dal fatto che Augusta e Alberta, che io non avevo prescelte, mi giudicavano altrimenti. Ma Ada, che proprio allora era tanto seria da girare intorno ai begli occhi alla ricerca dell'uomo che essa avrebbe ammesso nel suo nido, era incapace di amare la persona che la faceva ridere. Ecco, Zeno si pone già in maniera sbagliata con Ada come amicone, come colui che la fa ridere, ma Ada non vuole un uomo che la faccia ridere, Ada è presa da altre cose, insomma, una storia veramente particolare. Rideva a lungo, troppo a lungo, e il suo riso copriva di un aspetto ridicolo la persona che l'aveva provocato, cioè Zeno. La sua era una vera inferiorità e doveva finire col danneggiarla. Ma danneggiò prima me. Se avessi saputo tacere in tempo, forse le cose sarebbero andate altrimenti. Intanto le avrei lasciato il tempo perché parlasse lei, mi rivelasse e potessi guardarmi. Le quattro fanciulle erano sedute sul piccolo sofà sul quale stavano a stento, ad onta che Anna sedesse sulle ginocchia di Augusta. Erano belle così insieme. Lo constatai con intima soddisfazione, vedendo che ero avviato magnificamente all'ammirazione e all'amore. Veramente belle. Il colore sbiadito di Augusta serviva a dare rilievo al colore bruno delle capigliature delle altre. E rido perché, spoilero, ma Zeno sposerà Augusta, la donna che adesso lei, la ragazza che delle quattro lui scarta più di tutte. Io avevo parlato dell'università e Alberta, che stava facendo il penultimo anno del ginnasio, raccontò dei suoi studi. Si lamentò che il latino le riusciva molto difficile. Dissi di non meravigliarsene perché era una lingua che non faceva per le donne, tanto che io pensavo che già dagli antichi romani le donne avessero parlato l'italiano. Dunque l'ho evidenziata questa frase perché in realtà è uno dei pochi momenti in cui si distaccano Zeno e Svevo, oppure è un tentativo di ironia da parte di Zeno, per fare la battuta che forse neanche le donne di Roma parlavano in latino, ma parlavano già l'italiano all'epoca. In realtà Zeno ebbe una vera ammirazione, un vero culto per l'emancipazione delle donne, che allora in Italia era considerata ancora lontanissima, ma Zeno ebbe tanti e grandi rapporti con l'Inghilterra, dove invece questa era proprio una realtà. E più volte nel corso della sua vita Zeno manifestò l'intenzione di vivere in Inghilterra, non per se stesso, ma per sua figlia, affinché avesse potuto godere dell'emancipazione che quella nazione c'era a volta dell'Italia. Invece per me, asserì, il latino aveva rappresentato la materia prediletta. Poco dopo però commisi la leggerezza di fare una citazione latina che Alberta dovette correggermi. È un'altra gaffa di Zeno, perché si mette in queste situazioni, insomma, è il succo di tutto il romanzo. Dice di amare il latino, si butta a fare una citazione, la sbaglia. Alberta, che è bravissima, vuole fare della sua vita la ricerca, lo corregge subito. Un vero infortunio. Io non vi diedi importanza, avvertì Alberta che quando essa avesse avuto dietro di sé una decina di semestri di università, ma anche lei avrebbe dovuto guardarsi dal fare citazioni latine. Ada, che recentemente era stata col padre per qualche mese in Inghilterra, raccontò che in quel paese molte fanciulle sapevano il latino. Poi si aprì con la sua voce seria, aliena da ogni musicalità, un po' bassa di quella che si sarebbe aspettata dalla sua gentile personcina. Raccontò che le donne in Inghilterra erano tutt'altra cosa che da noi. Si associavano per scopi di beneficenza, religiosi o anche economici. Ada veniva spinta a parlare dalle sorelle che volevano riudire quelle cose che apparivano meravigliose a fanciulle della nostra città in quell'epoca. E per compiacerle, Ada raccontò di quelle donne presidentesse, giornaliste, segretarie, propagandiste politiche. Vado un pochino avanti.
Ma io avevo uno speciale odio per la perfida Albione in nome dell'Inghilterra e lo manifestai senza temere di offendere Ada. Ecco, qui non è vero, Zeno amava molto l'Inghilterra. Che del resto, vi ricordo che conobbe Joyce. Joyce fu a Trieste per un periodo e Zeno Svevo prese lezioni in inglese dallo stesso Joyce. E Joyce ammirò moltissimo i primi romanzi che Zeno scrisse. Lo incoraggiò, tant'è che Zeno aveva abbandonato la scrittura della coscienza quando fu lo stesso Joyce a incoraggiarlo per aver letto i precedenti romanzi e lui riprese la scrittura di questo più importante romanzo. Io vi avevo trascorso alcuni mesi, ma non vi avevo conosciuto alcun inglese di buona società, visto che avevo smarrito in viaggio alcune lettere di presentazione ottenute da amici d'affari di mio padre. A Londra, perciò, avevo praticato solo alcune famiglie francesi e italiane. Salto un pochino perché ci interessa più che altro il rapporto con Ada. Da quel momento non seppi più sopportare l'Inghilterra e il giorno appresso mi trovai a Parigi. Ah no, aspettate, devo tornare un attimo indietro perché questo c'è un episodio. Ero andato da un libraio a cercare un vocabolario. In quel negozio, sul banco, riposava sdraiato un grosso, magnifico gatto angora che proprio attirava le carezze sul soffice pelo. Ebbene, solo perché dolcemente l'accarezzai, esso proditoriamente m'assaltò e mi graffiò malamente le mani. Da quel momento non seppi più sopportare l'Inghilterra e il giorno appresso mi trovavo a Parigi. Augusta, Alberta e anche la signora Malfenti risero di cuore. Sempre Zeno fa il pagliaccio, no? Per attirare l'attenzione cerca di raccontare degli episodi che siano gradevoli. Ada invece era stupita e credeva di avere frainteso. Era stato almeno il libraio stesso che mi aveva offeso e graffiato. Dovetti ripetermi ciò che è noioso perché si ripete male. Alberta, la dotta, volle aiutarmi. Anche gli antichi si lasciavano dirigere nelle loro decisioni dai movimenti degli animali. Non accettai l'aiuto. Il gatto inglese non si era mica atteggiato adorato, aveva agito solo da fato. Ada, coi grandi occhi spalancati, volle delle altre spiegazioni. Cioè, Ada, che ha poca fantasia, anche poco senso dello spirito, non riesce a spiegarsi come mai Zeno abbia preso la sua decisione di andarsene dall'Inghilterra per via del gatto che l'ha graffiato. E il gatto rappresentò per voi l'intero popolo inglese? Com'ero sfortunato. Per quanto vera, quell'avventura a me era parsa istruttiva e interessante. Come se a scopi precisi fosse stata inventata. Per intenderla, non bastava ricordare che in Italia, dove conosco ed amo tanta gente, l'azione di quel gatto non avrebbe potuto assurgere a tale importanza. Ma io non dissi questo. Quindi Zeno avrebbe dovuto riconoscere che in Italia, dove si è più superstiziosi che in Inghilterra, probabilmente si poteva appellare alla superstizione il fatto. A un segno, il fatto che il gatto l'abbia graffiato poteva essere un segno per stabilire le future decisioni. Dice: ma io non risposi, non dissi questo, dissi invece: è certo che nessun gatto italiano sarebbe capace di una tale azione. Ada rise a lungo, molto a lungo. Mi parve persino troppo grande il mio successo. Perché mi inmiserii e immiserii la mia avventura con ulteriori spiegazioni, che adesso cerca di giustificarsi perché ha capito che Ada lo sta mettendo in ridicolo per quell'affermazione, allora lui ci ritorna e in questo modo peggiora la sua situazione. Lo stesso libraio fu stupito del contegno del gatto che con tutti gli altri si comportava bene. L'avventura toccò a me perché ero io. O forse perché ero italiano, it was really disgusting, dovetti fuggire. Qui avvenne qualche cosa che pure avrebbe dovuto avvisarmi e salvarmi. La piccola Anna, che fino ad allora era rimasta in modo a osservarmi, a gran voce si diede ad esprimere il sentimento di Ada e gridò: è vero che è pazzo? Pazzo del tutto? La signora Malfenti la minacciò. Vuoi stare zitta? Non ti vergogni di ingerirti nei discorsi dei grandi?
La minaccia fece peggio. Anna gridò: È pazzo! Parla coi gatti! Bisognerebbe procurarsi subito delle corde per legarlo. Augusta, rossa per dispiacere, Augusta è già innamorata di Zeno, si alzò e la portò via, ammonendola e domandandomi nello stesso tempo scusa. Ma ancora alla porta la piccola vipera poté fissarmi negli occhi, farmi una brutta smorfia e sgridarmi. Vedrai che ti legheranno! Ero stato assaltato tanto impensatamente che non subito seppi trovare il modo di difendermi. Mi sentii però sollevato nell'accorgermi che anche Ada era dispiacente di veder dare espressione a quel modo al suo proprio sentimento. L'impertinenza della vicina ci riavvicinava. Comunque, da questo momento Zeno inizia a cercare tutti i modi per diventare interessante in quella casa. Dopo brevissimo tempo, la famiglia Malfenti divenne il centro della mia vita. Per insediarmi in quella casa non mancarono pretesti, io credo di non sbagliare, asserendo che mi fossero anche offerti. Portai talvolta con me il mio violino e passai qualche poco di musica con Augusta, la sola che in quella casa suonasse il piano. Era male che Ada non suonasse, poi era male che io suonassi tanto male il violino e malissimo che Augusta non fosse una grande musicista. Di ogni sonata io ero obbligato a eliminare qualche periodo perché è troppo difficile, col pretesto non vero di non aver toccato il violino da troppo tempo. Zeno, insomma, si rende, è vero però, nel momento in cui scrive questa confessione si rende umano, troppo umano. Lui suona male, ne è consapevole, elimina i passi difficili dagli spartiti che vuole suonare, ma non si giustifica dicendo che non suona poi così bene, si giustifica dicendo di non essersi esercitato per troppo tempo. Ada non aveva ancora trovato l'occasione di significare il suo disdegno e io tacevo. Anch'io al posto di Ada avrei accolto quel giovinetto di 30 anni a calci nel sedere. Devo dire che in un certo rapporto io non somigliavo esattamente al ventenne innamorato il quale tace aspettando che l'amata gli si getti al collo. E questo invece è il prototipo di innamorato che vuole Ada. Da questo momento iniziano una serie di avventure esilaranti con le quali Zeno cerca di mettersi al centro dell'attenzione non solo della famiglia Malfenti in generale, ma di Ada in particolare. Ebbe finalmente, come in una visione, la chiarezza che da tante ore cercavo. I Malfenti volevano che io sposassi Augusta e non volevano che io sposassi Ada, e ciò per la semplice ragione che Augusta era innamorata di me. E Ada niente affatto. Zeno comincia a prendere consapevolezza del fatto che Ada non lo vuole, invece lo vuole Augusta, la ragazza strabica che lui aveva eliminata immediatamente. Niente affatto, perché altrimenti non sarebbero intervenuti a dividerci. Mi avevano detto che io compromettevo Augusta, ma era invece lei che si comprometteva amandomi. Compresi tutto in quel momento, con viva chiarezza, come se qualcuno della famiglia me l'avesse detto. E indovinai anche che Ada era d'accordo che io fossi allontanato da quella casa. Essa non m'amava e non m'avrebbe amato almeno finché la sorella sua m'avesse amato. Qui è lui che cerca un pretesto. Ada non mi ama perché mi ama Augusta. Ma non è così e il suo inconscio comunque lo sa. Da questo momento Ada si allontana sempre di più. E qui c'è un episodio che voglio leggervi prima di chiudere questa puntata. A un certo punto loro escono, vanno in un bar e incontrano questo signore. Un signore appoggiato a una gruccia, cioè una stampella, si avvicinò e venne a sedere proprio accanto a me. Oh Zeno, fece il povero zoppo, riconoscendomi nel momento in cui voleva ringraziarmi perché gli aveva raccolto la stampella. Tullio, esclamai io, sorpreso, tenendogli la mano. Eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo visti da molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato in banca dove occupava un buon posto. Tullio si era rimesso a parlare della sua malattia, che era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato l'anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con un passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che quel mezzo secondo si muovevano niente meno che 54 muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercare la macchina mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non riscontrai i 54 ordigni, ma una complicazione enorme che perdette il suo ordine da che io vi faccia lasciare ficcare la mia attenzione.
uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre. In realtà, Zeno zoppicherà per sempre e questa sarà parte della sua malattia.